Ragazzi, prima che inizi il video, vi voglio ricordare di partecipare al contest che trovate sulla home del canale. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, partecipate, che è molto semplice e potete vincere un action figure dell'avanguardia. Detto questo, buona visione. E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a riassumere tutte le novità che sono state comunicate ieri nella live di Bungie, in cui appunto andavamo a approfondire il nuovo sistema di combattimento. Innanzitutto premetto che la base generale del cambiamento che appunto verrà effettuato è quella del TTK, ovvero del Time to Kill, che verrà drasticamente diminuito. A mio parere questa è una scelta veramente ottima perché in questo modo è molto più difficile utilizzare fucili a pompa e fucili a fusione. Andiamo un po' più nel particolare partendo con gli slot delle armi e i vari tipi di armi. Gli slot delle armi saranno sempre i soliti, quindi il primo slot appunto primario, lo slot secondario e lo slot delle pesanti. Per quanto riguarda invece i tipi di armi, questi saranno primarie, quindi cinetiche, energetiche e distruttive. Le armi cinetiche ed energetiche potranno essere equipaggiate nel primo e nel secondo slot, mentre quelle distruttive potranno essere equipaggiate solamente nello slot appunto distruttivo. Il sistema che i ragazzi di Bungie hanno utilizzato per differenziare comunque questi tipi di armi, essendo che comunque le classi delle armi, quindi fucili a precisione, cannoni portatili, fucili a impulsi, eccetera, esistono sia cinetici che energetici, è essenzialmente la modifica che è stata fatta con l'anno 3 di Destiny 1, per chi si ricorda, ovvero quella secondo la quale le munizioni speciali spawnano in X nella mappa e vengono droppate dai nemici quando appunto muoiono. In questo modo ci sarà un utilizzo limitato delle armi energetiche che le renderà diciamo speciali quasi quanto le pesanti, ma ovviamente con un utilizzo maggiore. A mio parere questa è una soluzione ottimale, bisognerà poi vedere se effettivamente funzionerà. Andiamo adesso a parlare dei random roll e delle modifiche che verranno effettuate alle armi in generale. Come già sapevamo da tempo, verranno riaggiunti i random roll. Ogni arma quindi avrà dei perk totalmente diversi da qualsiasi altro suo simile. Non ci saranno dei perk di base per ogni arma e poi dei perk che potranno essere droppati differentemente, ma tutti i perk di qualsiasi arma saranno appunto random. Il che vuol dire che ogni singola volta che dropperemo un'arma, la dropperemo con dei diversi perk, o comunque con una diversa combinazione di perk. Per quanto riguarda invece il prodigio delle armi, questo verrà modificato. Per prodigiare un'arma adesso dovremo passare attraverso 10 livelli. E da quello che ho capito, ogni livello ci effettuerà una piccola modifica all'arma, fino a poi raggiungere il prodigio completo appunto al livello 10. Per salire di livello non servirà esperienza o comunque raccolta di particolari materiali, ma basterà utilizzare il lumen, i frammenti leggendari e appunto i frammenti prodigiosi. Una volta che porteremo l'arma al livello 10 e quindi al prodigio completo, sbloccheremo anche una nuova linea di perk, anche questa random. L'ultimo cambiamento riguarda le modifiche. Infatti le modifiche sono state modificate, scusate il gioco di parole, e esisteranno delle modifiche per diversi aspetti di ogni arma. Data la particolarità di questi elementi, un cambiamento secondo me molto utile che è stato aggiunto è quello che ci permette di ottenere una modifica da un'arma che non ci interessa. Per esempio, io ho già un buon diavolo, droppo un altro buon diavolo che come perk non mi fa impazzire, ma che ha una modifica che mi interessa. Smontando quel buon diavolo otterrò, oltre ai frammenti leggendari e alle parti di arma, anche la modifica appunto che era equipaggiata. Parlando un po' più nello specifico del TTK, innanzitutto voglio dire che questo è stato agevolato dalle mappe che, da quello che abbiamo visto, saranno dinamiche. Cosa vuol dire? Che ci saranno elementi che o si muoveranno o comunque saranno, diciamo, interagibili. In una mappa che abbiamo visto, per esempio, c'erano delle barriere che i proiettili non potevano attraversare, ma che le persone sì, e una piattaforma che ci portava ad un livello superiore. Guardando il time to kill delle armi che sono state appunto provate, devo dire che sembra andare tutto bene. L'unico dubbio mi è venuto guardando gli archi, perché questi qua non shottano in testa, o perlomeno questo è l'effetto dell'istruttore di sogni, l'arco esotico che abbiamo anche visto nel trailer. Essendo che comunque un arco va ricaricato, quindi va tesa la corda, va posizionata la freccia, secondo me due colpi sono un po' tanti. Questo però penso fosse un arco da media o comunque corta gittata. Magari un arco da lunga gittata potrebbe fare più danno e quindi shottare addirittura in testa. Quindi ragazzi, questi erano tutti i cambiamenti che verranno effettuati un po' con il 28 agosto e un po' con l'arrivo dei rinnegati. Io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, ditelo a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.